Eccola, è arrivata. Ciao, Ciao. l'altra delle nostre formatrici, Emilia Romagna. Ciao a tutti e buonasera a tutti. Stiamo aspettando anche il presidente federale che dovrebbe arrivare, ma mancano 3 minuti alle 4. Siamo in E, perfetto orario. sì, siamo in perfetto orario. Ci sono delle novità. Speriamo che entro il 18 tutti riescano a Buongiorno a riprendere. tutti. Ecco il vicepresidente. Allora, vicepresidente vicario, professor Peroni, conosci il presidente Urso? Te lo presento. Dottor Urso, presidente della Piacere di Federpesi, conoscervi, piacere di conoscervi. che magari avrete, ed è il professor Peroni, oltre ad essere vicepresidente vicario, è il responsabile, diciamo così, nell'ambito del Consiglio federale della formazione. Quindi poi avremo modo, magari in qualche altra occasione, di fare due chiacchiere assieme per un'eventuale Assoluto piacere. Collaborazione come abbiamo parlato tempo fa. Beh, aspettiamo ancora qualche minutino. Se vuoi suonarci una serenata, Antonio, vedo che hai la Vabbè, chitarra, cos'è? Il la mia sta sassofono. Ma pensando. io sapevo che tu eri bravo a suonare il sassofono, a dire la verità, una grande Vabbè, passione. l'unico strumento che ho studiato è l'unico che non suono più, quindi. Aia, pensa che lo suonava anche il mio povero papà. Suonava il Meraviglia. sassofono e la fisarmonica, che mi piaceva tantissimo. Però dopo, chiaramente, io non ho preso la stessa passione, quindi niente. Il sassofono lo puoi usare se non vivi in un'abitazione condivisa. Se vivi in un'abitazione condivisa, il sassofono è abbastanza complicato da suonare. Beh, certo. E niente. Se vuoi dire qualcosa anche tu, Walter. Tanto che ci intratteniamo prima di iniziare? È arrivato il Walter. presidente, eccolo. Ah, benissimo, è arrivato Gerardo. Non è arrivato il presidente. Puntuale come un orologio svizzero. Ma lo vede tutti? Li vede tutti? Ma questa non è Gerardo, questa è la Bucci. Sì, ciao. Ammazza. Senti, io sono in palestra, Che quindi so che... mascherina che hai. Ecco vedrai, se so così. Ascolta, io... Gerardo. Ciao a tutti, ciao Ciao Antonio. presidente, ciao, come Ciao, stai? Antonio. Ciao. Qui abbiamo il top dei presidenti, eh? Scusa, Lara, vieni a salutare il presidente, visto che noi siamo in palestra. Presidente, la saluto. Lavora, ciao. Ok, io lascerò presto perché tanto ci sono due Ciao responsabili Monica. della Toscana, capito? Quindi va bene? Vi seguirò poco. Ciao. Ciao. Salve. Ecco un altro pezzo da 90. Ciao a tutti, buonasera. Eccola qui, Puglia, Sera. direttrice tecnica della Puglia. Prima Ciao Barbara. Ciao Barbara. c'era il nostro super tecnico Sergio Lucconi. Una Ciao storia Marcello. nel mondo della ginnastica, nel vero senso della parola. Ciao Massimo. Ciao, amico Ciao. mio. Tua figlia? Grande Deve essere qua attorno. ginnasta. Buon pomeriggio a tutti. Oilà, Buon abbiamo il pomeriggio. direttore tecnico della Campania, Ciro Miriani. Buon pomeriggio. Pian pianino stiamo riempiendo il parterre. Eccola, questa famosa WhatsApp, la regina del WhatsApp, Ciao direttrice tecnica del Lazio. a tutti. Ciao. Buongiorno a tutti. Eccola qui, Ciao. Veneto, Eccomi. direttrice tecnica del Veneto. Stai bene? Eccola Sì, un'altra. tutto bene, grazie. Prendiamo il
Ciao a tutti, ciao Massimo. Direttrice tecnica dell'Emilia Romagna, buongiorno. Ciao Loriana. Ciao. A mano faccio delle presentazioni. Laura Montagnolo. Aspettiamo ancora qualche minuto, poi cominciamo. Giorgio, tu che sei il regista. Non sento attacca niente. Il microfono, Giorgio. Io direi di partire perché siamo abbastanza, siamo puntuali. Benissimo. Direi di partire. Possiamo ciao a partire? Tutti, mi sentite? Sì, sì, Brilli, ti sentiamo. Ciao. 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 Brilli. Comparso Brilli, dove sei? Mamma mia. Come sei invecchiato, ragazzi. No, Gerardo, te no. No, vedi Massimo che è meglio partire prima possibile, sì, perché sì. Sennò poi allora, si offende. Se non avete nulla in contrario, ho anticipato le presentazioni al presidente Urso, che in questo momento mi sta sentendo. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa che avremmo dovuto svilupparla in un simposio a Rimini, ma purtroppo in questo momento Rimini non è più possibile organizzare questa iniziativa e vedremo di organizzarla più avanti. E nel frattempo abbiamo deciso di fare delle piccole informazioni, anche perché questo è un tema molto interessante e nel tempo eventualmente lo svilupperemo con un master. Io vi presento prima di dare la parola al presidente federale Gherardo Tecchi, vi presento il nostro relatore che è il dottor Antonio Urso, presidente della Federpesi, grande esperto naturalmente del tema della forza, consulente scientifico del Comitato Olimpico e impegnato in ambito internazionale nell'Unione Europea di weightlifting e mi auguro nel futuro presidente nella Federazione Mondiale di Weightlifting. Il presidente Urso ha scritto parecchi libri sulla specialità della pesistica olimpica e in modo particolare quest'ultimo libro, Allenare la forza in età giovanile, editore Calzetti e Mariucci. Prendete nota perché se un indomani volete fare degli approfondimenti, questo libro vi potrà aiutare, oltre naturalmente al master che noi andremo a sviluppare. Vi devo anche dire, per quanto riguarda i formatori regionali, potete dire ai vostri collaboratori che questo video sarà registrato su YouTube, quindi avrete modo di avere il materiale e nello stesso tempo potete promuoverlo a chi vuole vedere questo filmato. Mi fa molto piacere questa iniziativa interfederale, credo che sia la prima forse nella storia del mondo sportivo, non lo so, però da quanto io frequento questo mondo mi sembra che sia una cosa estremamente interessante, soprattutto in un momento delicato come questo e anche estremamente difficile. Una collaborazione tra le federazioni non può fare altro che del bene, soprattutto per quanto riguarda l'informazione e la formazione ai nostri tecnici. Io non ho nient'altro da dire, tranne quello di portarvi i saluti del direttore tecnico nazionale Enrico Casella, che ha avuto un impegno importante, quindi vi porta il suo saluto e saluta naturalmente il presidente Urso, il presidente Tecchi e il vicepresidente Peroni e vi augura un buon lavoro. Lascio adesso la parola perché così almeno stringiamo i tempi e diamo modo alla fine di questo video di fare qualche domanda, perché poi il presidente Urso alle 5:20 dovrà lasciarci per un altro impegno. Prego, presidente Tecchi.
Buon pomeriggio a tutti, vedo tanta gente, questo mi fa piacere. Ciao Roberta Kiermaier, ciao a tutti quelli che era un po' che non vedevo, come Brilli e altri. Questo è un momento importante perché dopo tanto tempo che con Antonio parliamo di fare, di fare, di fare, finalmente siamo arrivati al momento importante che è quello della sua presentazione di una cosa che è estremamente importante a livello sportivo e a livello delle nostre discipline. Lui è un maestro, assolutamente, è una persona che non c'è bisogno di presentare. Io penso che alla fine tutti aspettiamo solo quello che ci vuole dire, quello che ci dirà. Io sto con voi una mezz'oretta perché poi è un altro impegno, però questa mezz'ora me la voglio godere tutta. Lascio la parola a Antonio perché è la cosa migliore, perché poche parole è meglio stare a sentire lui sicuramente. Devi attaccare il microfono, Antonio. Perfetto, mi sentite? Sì. Io vi ringrazio, devo dire che arrivo da voi veramente in punta di piedi, insomma. Federazione Italiana Ginnastica, avete da poco festeggiato 150 anni, avete portato l'educazione fisica nella scuola, avete fatto la storia dell'attività motoria di questo paese, per cui insomma, venire da voi e dirvi qualcosa di veramente nuovo e particolare credo sia veramente difficile e sotto questo punto di vista oggi vorrei condividere con voi semplicemente la nostra esperienza e quello che noi abbiamo tentato di fare e che voi già per alcuni aspetti lo fate già in età veramente giovane ed è un'altra caratteristica che vi contraddistingue, il fatto che in Italia per esempio non ci sono istruttori specialisti in fasce d'età con cui lavorate voi, e voi invece ci lavorate e lo fate meravigliosamente bene. E questo significa che veramente la vostra esperienza e tutta l'esperienza delle persone che sono oggi qui è un'esperienza che veramente ha un valore assoluto nel panorama sportivo italiano. Io veramente sono ammirato della vostra storia, ammirato della vostra federazione, ammirato per quello che fate e in realtà per come lo fate, che è veramente straordinario. Siete belli, bravi e anche spettacolari nel vedervi, per cui veramente complimenti per questo, complimenti Presidente, complimenti a tutti voi perché siete una federazione che ovviamente è uno dei pilastri portanti dello sport italiano. Noi abbiamo qualche anno di meno, e paradossalmente quando abbiamo cominciato anche noi all'interno delle palestre di ginnastica per poi avere una nostra identità e noi insomma siamo nati nel 1902 ufficialmente e dal 1902 insomma, ci siamo occupati esclusivamente di forza, quindi abbiamo sotto questo punto di vista accumulato delle esperienze anche per prove di errori, ne abbiamo fatti anche tanti e oggi probabilmente abbiamo forse le idee un pochino più chiare e sotto questo punto di vista vorremmo in qualche maniera condividere questa nostra esperienza con gli altri, ammesso sempre che voglio dire nei protocolli di lavoro degli altri questa nostra esperienza ci possa in qualche maniera rientrare. Se voi mi date facoltà, io ho preparato qualche slide, così mi resta anche più facile poter elaborare e far vedere un pochino alcune. Provo, eccolo qui. Si vede, vero? Riuscite a vedere tutte? Sì, grazie. Perfetto, ottimo. Questo è il libro ultimo uscito quest'anno, Allenare la forza nei giovani, e in maniera particolare a me piace tantissimo il sottotitolo, perché il passato ci ha tratto in inganno, perché il passato purtroppo ha detto delle cose assolutamente non vere per quello che riguardava l'allenamento della forza. Voi siete stati abili nel farlo, nel saperlo fare addirittura con i bambini, e in realtà molti avrebbero dovuto prendere lezioni da quello che voi facevate e che fate meravigliosamente bene.
i vostri 150 anni sono sicuramente anni storia di risultati, ma non solo, ma sono anni di cultura sportiva, e veramente sarebbe assolutamente interessante condividere con voi e condividere tra le federazioni tutte quelle che sono le esperienze che hanno portato oggi lo sport italiano ad essere una tra le prime realtà nel mondo. Io mi ricordo questo passaggio, fu uno degli esami che mi piacque in assoluto di più all'università, quando si parlò di storia dello sport italiano, e questo passaggio di Obermann in Italia, quindi con la costituzione della società ginnastica di Torino, con l'ingresso della ginnastica nella scuola, ovviamente è un passaggio straordinariamente importante. Credo che sia una pietra miliare, perché a che oggi lo sport italiano abbia raggiunto anche questi risultati. Allora, se me lo permettete, noi oggi potevamo scegliere due vie. La prima via era quella di capire come allenare i giovani per la forza, e questa è una via assolutamente interessante, ma devo dire che su questa via è stato scritto abbastanza. Credo, dal mio punto di vista, ma spero di non essere smentito, si è scritto molto poco del perché bisogna allenare i giovani alla forza. E questo è stato, credo, il problema in assoluto meno discusso, e che ha creato tutta una serie di falsi miti e di false culture che inevitabilmente hanno portato ad avere un occhio particolarmente critico nell'allenamento della forza nei giovani, nei giovanissimi in maniera particolare. Quindi se voi ne avete voglia, proviamo a vedere il perché. Magari poi avremo anche possibilità di un altro intervento su tentare di capire il come noi facciamo l'allenamento della forza nei giovani, e magari tentare di capire e di condividere con quello che voi fate oggi. Sostanzialmente oggi siamo abbastanza, supportati dal perché i bambini si devono allenare alla forza, perché finalmente, dopo tanto, ma devo dire meglio tardi che mai, ma lo hanno fatto altremodo bene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tirato fuori nel 2019, credo sia stato novembre, primi di dicembre, questo documento, che sono delle linee guida che dicono esattamente che cosa deve fare un bambino da 0 a 4 anni. Ed è una cosa veramente interessante, oltremodo interessante, perché per la prima volta un'organizzazione importante come l'OMS dice esattamente che l'attività motoria è l'attività primaria dell'uomo, e non ci sono altre attività che possono essere surrogate rispetto all'attività di muoversi. E loro dicono sostanzialmente che un bambino da 0 a 6 mesi deve fare circa 30 minuti di attività fisica al giorno, poi dicono sostanzialmente, come vedete qui, di più e meglio, in posizione prona, diluiti durante tutto il giorno. Dicono anche le ore di sonno che devono fare, e dicono anche, indicano anche, quelle che sono i momenti di sedentarietà dei bambini. Quindi è uno studio veramente assolutamente importante, considerate che sono stati, il gruppo di lavoro era formato da 35 scienziati, purtroppo non c'era nessuno scienziato italiano, e questi sono arrivati alla conclusione che l'attività motoria già dalla nascita deve essere in qualche maniera programmata e riportata all'interno della quotidianità. Fanno la stessa cosa nei bambini da 1 a 2 anni, dicono che almeno da 1 a 2 anni, almeno 180 minuti, e sottolineano sempre di più e meglio, in una varietà di attività fisica a qualsiasi intensità, compresa l'attività fisica di intensità moderata ad intensa, diffusa durante tutto il giorno. Quindi, come vedete, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e non credo che si possa mettere in discussione, voglio dire, uno studio di questo genere validato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove attesta che questa attività deve esserci, non solo deve esserci, ma deve essere da moderata ad intensa, quindi non un'attività blanda. Dicono addirittura, anche qui, specificano la sedentarietà, e specificano anche le ore di sonno minime indispensabili per quelle fasce d'età. Lo fanno altrettanto per i 3 e 4 anni, dove dicono altrettanto 180 minuti di più e meglio in una varietà di tipi di attività fisica di qualsiasi intensità, di cui almeno 60 minuti in un'attività fisica da moderata ad intensa, distribuiti durante tutto il giorno.
devo dire che questo documento non dà più alibi a nessuno su cosa è e su cosa deve essere l'attività l'attività motoria e su cosa deve essere l'attività di sviluppo di una delle caratteristiche della qualità motoria, che è quella della forza. Devo dire che sotto questo punto di vista ci è venuto incontro anche l'American Academy of Pediatrics, che dice sostanzialmente, con una review fatta nel 2001, un'altra review fatta nel 2014, che dice sostanzialmente nel 2001 che i bambini e le bambine possono allenarsi con esercizi di sviluppo della forza e che queste non sono controindicate. Questo lo dicevano nel 2001. Ma nel 2014 addirittura dicono che è obbligatorio, necessario che i bambini e le bambine allenino la caratteristica della forza. C'è ancora un'altra organizzazione che è la National Strength and Conditioning Association, che è un'agenzia americana che è riconosciuta in tutto il mondo, da molti governi del mondo, ed è un'agenzia che lavora sulle linee guida dell'attività fisica e dell'allenamento, e loro dicono che le raccomandazioni attuali suggeriscono che i giovani in età scolastica devono partecipare ogni giorno a 60 minuti o più di attività fisica, da moderata a vigorosa, che sia appropriata per lo sviluppo, comprendendo attività diverse. Allora, sotto questo punto di vista, e in realtà se questo è vero e questo è frutto di ricerca, di attività, di sperimentazione, è ovvio che il passato ci ha tratto totalmente in inganno, quando ci dicevano che i bambini non si potevano, le bambine in maniera particolare, non si potevano allenare per la forza, perché questa sostanzialmente andava ad interagire su processi fisiologici che non sono mai stati dimostrati da nessuno, tantomeno dalla scienza. Voglio fare un piccolissimo passaggio una parte di neurofisiologia, ma non per parlare di neurofisiologia, ma per capire oggi che il processo del movimento ha completamente tutt'altre visioni rispetto ai libri dove studiavamo noi il movimento e dove, voglio dire, era, mi ricordo, abbastanza semplicistico il concetto del movimento, insomma, racchiuso semplicemente in poche azioni del sistema nervoso. In realtà oggi, per fortuna, sappiamo molto di più, grazie alle neuroscienze, grazie al fatto che la risonanza magnetica funzionale ci permette di poter avere tutta una serie di attività cerebrale quando questa è in attività e in movimento. Quindi uno studio che ovviamente comincia a dare tutta una serie di indicazioni. Questo schema è uno schema abbastanza datato, tutto sommato, ma rispetto a questo schema non sappiamo, non c'è di più, in realtà questo succede. Quello che sappiamo oggi in realtà è cosa succede in termini di interazioni, come funzionano le interazioni, cioè, ovvero come funzionano queste frecce che vanno da una parte all'altra e che cosa in realtà costituiscono in termini di interazione. Oggi possiamo dire che il processo di movimento è un processo complesso di interazione neuromotoria che ha a che fare con tutta una serie di basi che devono essere poste in determinati periodi della vita, anche se, voglio dire, tutti cominciano a dire che il cervello è plastico e si possono fare cose anche più in là, ma io sfido a trovare i campioni che avete voi in ragazzi di 20 anni, 22 anni. Credo che sarebbe assolutamente impossibile, quasi anche inutile pensarlo. La cosa interessante, veramente interessante, è tentare di capire cosa succede qui, in questa parte qui. Una volta noi studiavamo che semplicemente la parte motoria era questa qui del cervello, che è dove c'era la parte corticale, dove si praticamente organizzava l'impulso per far partire il movimento. In realtà questa è una parte che rimane tale, ma quello che sappiamo in più oggi è che questa parte funziona solo se riesce ad interagire con queste altre parti del cervello. Quindi riesce a interagire con le parti prefrontali e riesce a interagire con le parti sensitive.
Allora, questo aspetto qui, che è assolutamente importante perché oggi si sa e si riesce a capire anche quali sono i processi di interazione, questi processi di interazione hanno anche un momento di costruzione, lo vedremo più avanti con qualche slide. Questa è un'immagine di ricostruzione di come il sistema motorio interagisce all'interno delle aree cerebrali per tutta una serie di funzioni, e tanto più le funzioni sono importanti e tanto più all'interno delle funzioni ci sono una serie di decisioni da prendere, queste decisioni implicano tutta una serie di attività tra le varie zone del cervello in maniera tale che questo possa arrivare ad un risultato unico, immediato, il più preciso possibile, con un margine di errore il minimo possibile. Guardate cosa succede sostanzialmente al nostro sistema lo invitiamo a rappresentarci un'immagine motoria o se lo mettiamo sotto il punto di vista del movimento, quindi se lo mettiamo in esecuzione. Le aree cerebrali, come vedete, che sono implicate, sono sostanzialmente quasi le stesse, cambiano ovviamente poi le condizioni di controllo perché poi ci muoviamo nello spazio, ma come vedete non c'è solo l'area corticale relativa all'azione motoria, ma è un'interazione di aree corticali che in qualche maniera riescono a dare una serie di risposte. Questo studio, tra l'altro, è uno studio del 2018, abbastanza recente, ed è fatto su 4.902 partecipanti e su 2.302 partecipanti per quanto riguarda l'esperimento del movimento, per cui è uno studio assolutamente affidabile ed è uno studio che dà veramente delle indicazioni assolutamente importanti per capire come il sistema nervoso è capace di organizzare il movimento, e quando organizziamo il movimento non c'è il movimento che è avulso dal concetto di forza. Un'altra cosa, un altro studio veramente interessante, che è del 2015 di Janssen, dice sostanzialmente che il cervello dei giovani è dotato di maggiori sinapsi eccitatorie rispetto a quelle inibitorie. È particolarmente predisposto a questa funzione, quindi a questo LPT, che è Long Term Potentation, quindi un potenziamento da parte del sistema nervoso attraverso l'acquisizione di nuovi movimenti, e in particolare il consolidamento degli stessi rappresenta lo strumento principe per questa caratteristica. Ancora una volta lo sport, ancora una volta l'attività motoria è quella capacità che ha il sistema di poter in qualche maniera evolversi e di poter crescere con le migliori condizioni. Quando parliamo di stimoli e di stimoli importanti, inevitabilmente ci sono degli stimoli che devono richiedere un processo di costruzione del movimento che deve essere abbastanza complesso e che deve essere significativo in termini di intensità. Quindi una delle caratteristiche che ha che sviluppa questo long term potentation è proprio l'allenamento della forza nei giorni. Di questa figura l'avrete vista tantissime volte, è quello che succede sostanzialmente a un neonato, ad un bimbo di 10 giorni, di 10 mesi e di 2 anni in termini di prolificazione di cellule nervose e di connessioni tra questi neuroni, e che è veramente una moltiplicazione esponenziale. Ma succede un fatto assolutamente interessante, ancora studiato, è veramente un processo anche complesso nel poterlo in qualche maniera identificare, che si chiama proprio sistema del pruning. Cosa significa il pruning? Il pruning significa che i ragazzi e le ragazze alla nascita cominciano a sviluppare fino all'età di 6 anni un numero elevatissimo di neuroni che dopo quest'età, dai 6 anni in poi, fino all'età di 19 anni, perdono in maniera significativa. Allora, questo sfoltimento, che è drastico, dipende da una serie di fattori. Alcuni sono riusciti a capirli, intanto sono i processi di stimolo che dalla nascita a 6 anni vengono in qualche maniera
in qualche maniera consolidati. Questi processi di stimolo, molti sono processi derivanti dall'attività motoria. E paradossalmente, quando giungono all'età, nella pubertà, dove c'è il momento massimo di svoltimento, la cosa interessante è che rimangono in vita semplicemente i neuroni che hanno una capacità di specializzazione, o meglio, che si sono specializzati in maniera tale da poter tenere il meno neuroni possibili con il più alto livello di specializzazione. Questo è un passaggio assolutamente interessante, perché ci capita proprio a tutti noi nella fase della pubertà, e dove noi nella fase della pubertà, e voi in maniera particolare nella fase della pubertà, avete già raggiunto livelli di specializzazione elevatissimi. Cosa succede nel pruning? Succede sostanzialmente che il modo di pensare e di agire degli adolescenti interagisce con una base neurobiologica, per cui la loro capacità di pensare, la loro capacità di organizzare, il loro sistema di analisi e di risposta a quelle che sono le domande, non solo di tipo motorio, ma anche contestuali, hanno a che fare con una base neurobiologica che è totalmente in evoluzione. Anche possiamo dire in trasformazione. Gli adolescenti percepiscono gli stimoli negativi e positivi in maniera completamente differente rispetto agli adulti, e questo è anche dipendente da un altro fattore che fu pensato all'inizio del Novecento da Freud, quando lui pensava alle mappe cognitive dei giovani. Lui diceva: nei primi 6 anni di vita si sviluppano le mappe cognitive, che sono quei sistemi che ci permettono poi di fare analisi su come rispondere a tutti gli stimoli che tutto quello che ci circonda in qualche maniera ci propone. Oggi le neuroscienze ci dicono che Freud aveva ragione, ma si era solamente sbagliato con i tempi, che sono le mappe cognitive funzionali si sviluppano esclusivamente nei primi 3 anni di vita. Quindi capite bene che nei primi 3 anni di vita devono essere fatte tutta una serie di passaggi che non si possono più fare, e quindi significa sostanzialmente che ragazzi e ragazze che cominciano ad andare verso processi di specializzazione, se non hanno sviluppato delle mappe cognitive capaci di potergli fare il salto a livello qualitativo, questo diventa veramente difficile da poter attuare successivamente. Il contesto gioca un ruolo chiave nell'influenzare il comportamento degli adolescenti, fermo restando il fatto che quando arrivano adolescenti in alcune discipline sportive c'è stato tutto un periodo di buio che in genere il mondo dello sport conosce poco, se non attraverso poche informazioni che riceviamo dalla famiglia. Per cui l'allenamento della forza nei giovani, come dicevo prima, perché il passato ci ha tratto in inganno, e perché adesso numerosi studi e numerosi studiosi hanno rivisitato completamente quello che è il concetto di allenamento della forza. Questo è uno studio di Kremer e Fleck, che conclusero con questa frase: per molti anni erano in pochi a credere un allenamento contro resistenze, quindi contro carichi, che potesse migliorare la forza nei bambini. Allenatori e insegnanti credevano che i bambini diventassero più forti con il crescere dell'età e che l'allenamento della forza fosse destinato solo agli atleti di maggiore età. Di fatto i bambini possono trarre beneficio da un programma di allenamento della forza correttamente progettato e adeguato alla loro età. C'è anche Pynek che dice che un allenamento della forza finalizzato e adeguato all'età è assolutamente necessario come prevenzione dei difetti posturali o il miglioramento della prestazione sportiva. C'è questo studio qui che è veramente rivoluzionario, quindi noi non solo abbiamo creduto che la forza non si potesse allenare nei giovani, ma addirittura non abbiamo neanche mai ipotizzato il fatto che si potesse allenare la forza massimale nei giovani. E invece ci sono studi che partono dal 1987, arrivano al 2003,
che dimostrano con dovizia di argomentazioni che se ci sono le condizioni, quali aspetti biomeccanici, assistenza di un esperto, adeguate procedure di riscaldamento, è possibile utilizzare nei giovani il test della 1RM, quindi della ripetizione massimale, oppure quello della contrazione isometrica massima, e questo non produce assolutamente nessuna controindicazione. Ci sono ancora altri studi che partono dal 1999 fino al 2005 che dicono sostanzialmente che fare una RM, quindi fare un sollevamento massimale in un determinato esercizio, si configura una forza sull'apparato motorio rispettivamente inferiore per quello che riguarda 2,5-3 volte il peso corporeo in una fase di salto e in una fase e da 3 a 5 volte nella corsa e da 4 a 10 volte nello stacco nel salto lungo. Quindi quando noi abbiamo per anni detto che chi si allenava senza sovraccarichi si allenava con un carico naturale, oggi possiamo dire che il carico naturale è una fantasia che non va bene più neanche nelle favole, perché se io mi muovo nello spazio ad una determinata accelerazione, ad una determinata velocità, sicuramente faccio più di quanto può fare un sollevatore di pesi con un carico massimale. In genere, in alcuni esercizi che voi fate, mi rendo conto che probabilmente utilizzate delle forze che i nostri ragazzi nel mondo della pesistica non si sognano neanche di poter esprimere. Tutto questo per cosa ci serve? Sostanzialmente ci serve per migliorare 5 punti, che è l'organizzazione di qualunque tipo di movimento. Allora, il primo è il tempo di reazione premotoria cognitiva, quindi è quel momento in cui a livello cognitivo organizzo il movimento. Ho evidenziato cognitivo in rosso perché il movimento è una intelligenza cognitiva. Ormai di questo le neuroscienze ne sono convinte, se ne sta convincendo finalmente anche il mondo della psicologia. Il movimento è forse la regina, è l'intelligenza principe di tutte le intelligenze. Quindi l'aspetto cognitivo è un aspetto importante, fondamentale. L'altra cosa che viene successivamente dopo è il tempo di reazione, ovvero lo spazio temporale che intercorre tra il momento di identificazione dello stimolo e l'inizio della risposta. Un terzo tempo è dato quello dalla reazione motoria, in genere questo lo si valuta attraverso l'elettromiografia. Il quarto tempo è il tempo del movimento e il quinto tempo è il tempo totale, che parte dai punti 2, 3 e 4. A cosa mi serve sostanzialmente allenare la forza e avere questa caratteristica molto sviluppata in qualunque disciplina io decida di fare? Perché io devo accorciare quanto più possibile questi movimenti, questi tempi del movimento, e farli diventare quanto più possibile funzionali, e devo farli diventare quanto più possibile precisi. Se riesco a mettere insieme queste tre cose, ovviamente la qualità del mio movimento diventa una qualità sicuramente interessante. Non lo posso fare questo se la mia capacità di forza, che è una delle capacità che mi permette di mettere in piedi questa sequenza in maniera efficace, non è sviluppata, e anche sotto questo punto di vista la ricerca ormai ce lo ha ampiamente dimostrato. L'allenamento della forza nei giovani, ancora la National Strength and Conditioning Association, riconosce e sostiene la tesi che molti dei benefici associati a programmi di allenamento contro resistenza per adulti sono raggiungibili sia dai bambini che dagli adolescenti, purché seguano linee guida relative all'allenamento contro resistenza specifica per l'età. Quindi sostanzialmente la cosa che si chiede, l'unica precauzione che si chiede nell'allenamento della forza, è il fatto di rispettare la biologia del soggetto, non ci sono altre controindicazioni. Un programma di allenamento contro resistenza, quindi un programma di allenamento contro carichi, progettato e supervisionato in modo appropriato, è molto sicuro per i giovani, potenzia la forza e la potenza muscolare, migliora il profilo del rischio cardiovascolare,
migliora l'esecuzione delle abilità motorie e contribuisce a potenziare la prestazione sportiva dei giovani. Incrementa la resistenza del giovane atleta nei confronti degli infortuni correlati, e questo è un altro aspetto molto importante. Vi dico semplicemente che la statistica in termini di traumatologia nella disciplina della pesistica è pari quasi a zero. Non abbiamo infortuni. Contribuisce a migliorare il benessere psicosociale del giovane, in modo appropriato contribuisce a promuovere e sviluppare la pratica dell'esercizio fisico durante l'infanzia e l'adolescenza. Quali altri rischi sostanzialmente sono stati messi in evidenza, vi devo dire senza nessuna verità scientifica relativamente ai giovani? Sono state messe in evidenza una serie di possibilità di traumi che l'attività motoria relativa all'allenamento della forza poteva in qualche maniera incidere. Anche questo non è assolutamente vero. Molte delle lesioni riferite in realtà sono provocate da tecniche di allenamento e da carichi inappropriati. Questo è uno dei problemi, ma questo dipende non dall'allenamento con i sovraccarichi nei giovani della forza, ma dipende dalla competenza che un istruttore ha nell'allenare la forza in un giovane, che è completamente altra cosa. Ci sono state anche degli incidenti dovuti ad attrezzatura mal progettata, alla mancanza di supervisione da parte di un adulto qualificato. Sono stati pubblicati 3 studi che hanno descritto delle lesioni correlate sull'allenamento della forza, ma che devo dire sostanzialmente non hanno riportato nulla di particolare, o meglio nulla che possa essere tenuto in evidenza durante gli allenamenti della forza, se non quanto ci siamo detti prima, quindi la competenza di chi allena la forza e la possibilità biologica di chi si sottopone ad allenamenti della forza di poter sopportare quel tipo di carico. In uno studio prospettico che ha valutato l'incidenza di lesioni nello sport in età scolare sono state evidenziate che l'allenamento contro resistenza ha determinato lo 0,7 di 1576 lesioni, quindi praticamente ininfluente. Football, pallacanestro e calcio hanno dato 19, il 15 e il 2%, quindi insomma devo dire che gli sport di squadra che sono amati, molto particolarmente amati dai genitori in genere, sono quelli che sono molto più traumatici rispetto ad altre discipline sportive. Quando questi studi, questi numeri di sopra sono stati valutati in termini tra rapporto lesioni e partecipanti, gli sport di squadra sono quelli che inevitabilmente fanno emergere un dato importante anche se molto meno significativo emerge anche nella ginnastica, ma credo che questo sia dovuto a un fattore di rischio dato proprio dall'attività e dalla modalità con cui quel tipo di attività si fa. Ci sono ancora ulteriori studi che dimostrano quanto l'allenamento con i sovraccarichi sia assolutamente sia poco influenzato da quello che è la traumatologia, che alla fine di questo studio fatto dall'High School of Sports relativamente con la sorveglianza del 2005 al 2006 di un numero elevato di 1,4 milioni di lesioni, quindi tantissimo, alla fine scrivono che il sollevamento pesi, così come l'allenamento con i carichi, è tra gli sport più limitati in termini di traumatologia. Anche voi. Un dato interessante, ed è questo uno degli elementi che mi ha indotto a mettere il famoso sottotitolo Perché il passato ci ha tratto in inganno, è relativo al fatto che si era sempre in qualche maniera portato avanti la teoria che saltare, che sollevare, che fare attività pliometrica nei giovanissimi potesse portare a tutta una serie di conseguenze relative alle cartilagini di accrescimento, in maniera particolare sui piatti delle ossa. E in realtà questa cosa non è assolutamente vera, perché vi dico, nel mondo della pesistica per tantissimi anni
c'era un mantra che diceva che sollevare i carichi faceva rimanere bassi, solo perché alla fine degli anni 50 un gruppo di fisiologi della Sapienza andò a fare uno studio nelle miniere di zolfo e di carbone, e sostanzialmente all'epoca non c'erano certo le leggi che regolavano il mondo del lavoro come oggi, e i giovanissimi lavoravano all'interno della miniera, e questi giovani erano, rispetto alla media della statura dei giovani italiani di quell'epoca, erano infinitamente più bassi. E siccome questi spingevano carichi importanti di carbone o di zolfo, la conclusione fu sostanzialmente che sollevare carichi in età prepuberale faceva rimanere bassi. E questo è uno studio che non ha nessuna valenza scientifica, perché nessuno di loro, e questo studio me lo sono andato a vedere, nessuno di loro aveva mai evidenziato che questi ragazzi vivevano al buio, che avevano un'alimentazione del tutto inadeguata e che quindi non avevano contatto con il sole, per cui non avevano sintesi della vitamina D, e le condizioni igienico-sanitarie erano veramente scarsissime, per cui era evidente, per tutta una serie di fattori correlati, non tanto per l'attività che facevano, che questi giovani non potevano essere alti tanto quanto la media della popolazione nazionale. Ma il problema serio è che in Italia, purtroppo, in genere, quando si pone uno studio scientifico, poi bisogna mettersi lì e in qualche maniera criticarlo. Quando questo non succede, quello studio scientifico per anni fa cultura. In questo caso ha fatto per anni non cultura. Devo dire che anche qui c'è uno studio recentissimo, lo faccio vedere nella prossima slide, che dimostra assolutamente che i danni sui piatti tibiali nella cartilagine nel crescimento sono veramente irrisori per quello che riguarda l'attività fisica e motoria nei bambini. Questo studio è uno studio che è stato fatto nel Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi di Catania, dove praticamente hanno dimostrato che nei giovani, in maniera particolare, questo problema è veramente ridotto a casi di traumi importanti, quindi non a causa dell'attività fisica. Per cui ha sfatato anche quest'ultima controversia. Ci possiamo tranquillamente dire che allenare la forza non è controindicato, ma anzi, al contrario, allenare la forza è uno di quegli aspetti che ci dà la possibilità oggi di poter sviluppare, costruire, strutturare, migliorare quelle che sono le nostre capacità di poter in qualche maniera coordinare un movimento che sia il più preciso possibile, che raccolga il massimo della potenzialità e che faccia, come dire, in qualche maniera raggiungere gli obiettivi proposti. E noi, sotto questo punto di vista, abbiamo cominciato anche a fare una serie di attività per tentare di sviluppare, di far capire ai nostri tecnici in maniera particolare che la via dell'allenamento nei settori giovanili è una via che deve avere non solo un processo di specializzazione, nel senso che vanno cominciati tutte le condizioni a che le tecniche vengano in qualche maniera acquisite e poi nel tempo stabilizzate, ma a queste tecniche le cominciamo ad allenare con tutta una serie di attrezzi che fanno anche altro rispetto a quelli che conoscevamo qualche tempo fa. Questo bilanciere che vedete, che è pieno d'acqua, è un mio progetto ed è un bilanciere prodotto da un'azienda di Forlì che si chiama Trial, e che questo bilanciere sostanzialmente non fa altro che far eseguire lo stesso gesto, ma con una serie di stimolazioni impreviste e imprevedibili, perché dipendono da come l'acqua si muove, e che sostanzialmente l'atleta deve essere in grado di controllare. E quindi a questa età a noi ci interessa in maniera particolare che questi ragazzi, attraverso questo allenamento che sviluppa alcune caratteristiche della forza, sviluppi tantissimo, quello che più ci interessa, il controllo della forza. Lo facciamo con questi attrezzi, lo facciamo anche con questi altri attrezzi che sono sempre frutto di un mio progetto
che sono praticamente un bilanciere smontabile, si mette all'interno di una sacca, si porta in giro anche per casa, perché i dischi sono di gomma, sono praticamente, possono lavorare anche su pavimenti di porcellana e non produrre assolutamente nessun danno. Questo è perché, ripeto, a noi non ci basta solo pensare oggi al concetto di sviluppo della forza, che diventa assolutamente importante. Noi abbiamo due caratteristiche: dobbiamo controllare la forza, così come serve tantissimo alla vostra disciplina sportiva, ma abbiamo anche noi lo stesso problema che avete voi con i vostri atleti, ovvero quello che il nostro sport è determinato da categorie di peso, quindi noi abbiamo necessità di sviluppare la forza, ma non abbiamo la possibilità di incrementare la massa muscolare. E allora, fino a qualche tempo fa, si pensava che l'allenamento della forza incrementasse anche la massa muscolare, o che l'allenamento della massa muscolare fosse fondamentale per poter migliorare le quantità e le qualità di forza. In realtà questo non è così, perché i nostri atleti continuano a vivere la loro attività sportiva, la loro esperienza di atleti nelle loro categorie, pur migliorando i loro risultati, pur migliorando i loro massimali. Quindi quello che interessa sostanzialmente a noi nei nostri metodi di lavoro è quello di poter sviluppare grandi gradienti di forza massimale senza dover incidere assolutamente in quello che è il peso personale. E questo si può assolutamente fare, e si fa, ormai lo facciamo da qualche anno, migliorando completamente quello che era il concetto di allenamento che avevamo importato dai paesi dell'est, che era disastroso per loro, ma lo fu molto di più per noi. Perché quei sistemi di allenamento prevedevano volumi di lavoro pazzeschi, e in realtà quei volumi di lavoro pazzeschi non producevano esattamente lo stesso risultato che facciamo oggi, con una metà del tempo dedicato all'allenamento, ma migliorando la qualità e migliorando sostanzialmente i processi che intercorrono tra l'intensità con cui il carico viene distribuito e il volume di lavoro relativo. Oggi i nostri ragazzi fanno sedute di allenamento che non superano 35-40 minuti, ne fanno 2-3 al giorno a seconda del periodo di allenamento. Abbiamo ottenuto migliori risultati, non abbiamo più nessuna traumatologia da segnalare, e la cosa fondamentale è che la longevità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze è diventata più pronunciata grazie al fatto che si usurano molto meno. Io devo dire che mi trovo qualche volta un po' in imbarazzo, perché giustamente tu sei presidente della federazione pesistica, come quello che vende il folletto non puoi certo dire che l'allenamento della forza fa male o non si deve fare. In realtà in questo libro che è stato prodotto mi sono solamente preoccupato di mettere in fila tutte le ricerche, tutti gli studi che sono stati prodotti fino ad oggi, proprio per dimostrare che nulla ha a che fare con l'interesse che potrebbe avere una federazione nel promuovere la propria attività, ma il fatto che la scienza ha dimostrato che oggi non si può più fare a meno di allenare un atleta, qualunque disciplina faccia, tranne che, voglio dire, con tutto il rispetto, non faccia dama o scacchi, non si può pensare di allenare un atleta senza pensare come e quando e come evolvere nel tempo l'allenamento della forza. Io vi ringrazio, sono ancora veramente affascinato da quello che fate, da come lo fate. Abbiamo parlato anche con il presidente Pecchi della possibilità di una collaborazione attraverso i vostri tecnici all'interno del nostro mondo, perché abbiamo una serie di cose da imparare da voi, e questo sono certo che lo porteremo avanti, e tenteremo magari poi un giorno di poter scrivere qualcosa di nuovo attraverso questa collaborazione. Sono a vostra disposizione per le domande. Grazie Presidente. Prima di passare alle domande, volevo ringraziare la presenza del referente del settore giovanile, professor Diego Pecar, e del responsabile, del direttore tecnico della salute e fitness, Carminucci, che non vedo io nel video, ma penso che sia presente, e del nostro responsabile della formazione del settore femminile, professor Colombo.
al termine avrei piacere che il professor Peroni faccia la conclusione e abbiamo ancora un 10 minuti, un quarto d'ora per le domande. Prego. Sì, salve. Posso? Chi è? Roberto Carminucci. Ok. Salve, salve a tutti, salve presidenti, ne abbiamo due, quindi è un piacere. Intanto la ringrazio di questa presentazione perché è importante, naturalmente ci trova pienamente soddisfatti di questa sua relazione, è un punto noi pure nel nostro piccolo abbiamo ben ormai fermato nelle nostre convinzioni. E io direi, farei uno slancio anche avanti, la forza anche per gli adulti e gli anziani, cosa che è fondamentale, cioè io direi la forza per tutta la vita, perché ci completa dal fanciullo al bambino al ragazzo e ancora di più oggi nell'adulto e nell'anziano. Quindi diciamo che la collaborazione non è solo per il bambino, l'adulto o l'alto livello, diciamo che l'allenamento sulla forza ormai ci completa nel tutto il processo della vita di un uomo, soprattutto con l'ipocinesi, con le malattie metaboliche che abbiamo in questo periodo. Quindi farebbe anche piacere avere un po' la vostra esperienza nel campo della forza anche in età più avanzate, nell'adulto e nell'anziano. Allora, intanto grazie, concordo pienamente e io mi sono permesso di scrivere a conclusione di quel libro che la forza è patrimonio motorio dell'umanità e non credo che possa essere smentita questa cosa perché l'uomo senza forza è in genere insomma, abbastanza vicino all'essere cadaverico, per cui insomma è la forza la condizione che ci permette di vivere e di interagire con tutto quello che abbiamo intorno. Per quanto riguarda gli adulti, anche qui abbiamo messo in piedi un programma, tutta una serie di programmi, anzi devo dire con differenti modalità di approccio per ciò che riguarda il mantenimento del tono muscolare, perché uno dei problemi più evidenti nella terza età è quello che il tono muscolare purtroppo perde consistenza, ma non solo perde consistenza, ma anche grazie a quello che la natura ha progettato, nel senso che nella terza età in qualche maniera il sistema nervoso non è più attivo e non è più veloce come lo era da giovani, paradossalmente solo attraverso l'allenamento della forza, solo attraverso il recupero della quantità di forza che nella terza età si può vivere una vita decisamente più dignitosa. Purtroppo questo non lo capiscono altrove, il mondo dello sport devo dire che insomma, questa domanda se la pone e qualche risposta la dà, non lo capiscono altrove, non lo capisce il Ministero della Salute, non lo capisce devo dire in genere la politica quando fa investimenti e li fa in genere su ricerca dei farmaci. Credo che questo sia un investimento che non ha senso se prima non abbiamo fatto un investimento sulla ricerca e sulla qualità del movimento da poter in qualche maniera somministrare a tutti. Salve, guardi, avrei una domanda un attimo su un punto che avevamo toccato. Quando si parlava degli accorgimenti, quelli possono essere per i bambini, perché si è parlato di tecniche scorrette, carichi sbagliati e mancanza di un esperto che segue il movimento, ma che sono comunque le stesse indicazioni che diamo a dei neofiti o a chi comunque si avvicina agli allenamenti della forza. Quindi diciamo, quali sarebbero le indicazioni principalmente per dei bambini? Mi permetto poi insieme a questa presentazione di inviarvi il documento dell'Accademia Internazionale di Pediatri e di inviarvi il documento della NSCA, che sono i due documenti dove stabiliscono esattamente un protocollo minimo necessario per poter allenare la forza nei giovani. È ovvio che questo protocollo non è pensato per atleti di alto livello, è pensato per giovani che si allenano e che sviluppano la forza. Per gli atleti di alto livello i protocolli cambiano per tutta una serie di specificità che voi conoscete molto meglio di me. Però questi due documenti ve li giro, poi magari li giro a Massimo, poi Massimo in qualche maniera magari li fai avere tu.
Posso fare una domanda? Certo. E intanto, va bene, grazie mille alla Federazione Ginnastica per questo importante seminario. Ringrazio personalmente il presidente, il professor Antonio Urso, per questo e per la tantissima attività scientifica che fa quotidianamente. E la mia domanda è questa. In uno sport come il nostro, definito tecnico combinatorio, quindi dove la tecnica fa parte proprio del modello di prestazione, quindi è fondamentale, spesso si parla di tecnica, diciamo, che si va a incrociare soltanto con le capacità coordinative e con le abilità motorie. Volevo sapere se lei aveva delle esperienze o degli studi riguardo invece alle capacità condizionali, quindi con la forza, appunto, riguardo proprio gli aspetti tecnici dei gesti sportivi in genere. Permettetemi, con tutto il rispetto che ho verso di voi, noi abbiamo sotto questo punto di vista tentato di fare un passaggio, ve lo cito esattamente per come lo abbiamo pensato. Noi abbiamo preso tutti i libri di metodologia dell'allenamento dal 1970 in poi, li abbiamo messi su un tavolo e abbiamo cominciato a capire anche il valore delle parole che veniva assegnato a queste teorie che in qualche maniera mettevano in piedi. E ci sono state tutta una serie di cose che non ci hanno più convinto. Non ci ha convinto questa classificazione serrata che c'era negli anni 80 tra capacità coordinative e capacità condizionali, non ci ha più convinto la distinzione che c'è tra capacità coordinative e condizionali, flessibilità, mobilità articolare, perché quando poi abbiamo messo su un foglio esattamente tutti questi termini e abbiamo tentato di capire nel nostro sport, nella nostra specificità, dove cominciava l'uno e dove finiva l'altro, nessuno, neanche tra i tecnici più quotati, gli atleti che vincono medaglie ai giochi olimpici in ambito internazionale della pesistica, è stato in grado di darci una risposta convincente. E guardate, vi dico anche questo punto di vista, io vengo dal mondo della psicologia, e tutte le volte quando si parla di corpo e mente io divento matto, perché vorrei vedere una mente che sia in grado di vivere quello che vive senza un corpo, o un corpo di vivere senza una mente. Per cui io credo che noi siamo un unicum, e all'interno di quest'unicum è veramente complesso e complicato, difficile dire oggi alleno le capacità coordinative senza pensare che queste abbiano avuto un'influenza sull'allenamento della forza, o oggi alleno la forza senza pensare che questo abbia avuto un'indicazione su quello che sono gli aspetti coordinativi di flessione e di mobilità articolare. Per cui noi cominciamo a pensare questo aspetto in un unicum che in qualche maniera ci ha anche fatto cambiare il punto di vista su quello che era il nostro approccio alla tecnica e ci ha fatto cambiare il nostro punto di vista su quello che è la struttura dell'allenamento e il condizionamento che durante l'allenamento gli atleti devono in qualche maniera avere. Posso fare una domanda? Certo. Righetti, ciao. Sì, ciao Gatto. Allora, intanto decisamente grazie alla Federazione Ginnastica e grazie a lei del suo intervento. E volevo... Direttrice tecnica aerobica. Sì, grazie. Siccome sono assolutamente d'accordo con quanto da lei esposto fino adesso, volevo che lei chiarisse ulteriormente un altro luogo comune negativo che tende a far pensare che l'allenamento della forza, soprattutto contro resistenza, in qualche modo incida negativamente sul miglioramento della flessibilità e della mobilità articolare, visto che le nostre discipline sono fortemente intrise di questa capacità, vorrei proprio che lei sottolineasse questi due aspetti in relazione. Allora, io credo di aver fatto un errore, non ho messo una foto di un sollevatore di pesi durante il suo esercizio, perché c'è un momento in cui l'atleta si trova sotto il bilanciere con le braccia distese, con tutte le articolazioni chiuse al massimo,
e con alcune articolazioni come quella della spalla, del polso e del gomito completamente aperte. Allora, per poter fare questo, quindi loro si allenano per la forza, questo prevalentemente è così il concetto del sollevatore di pesi, come uno sport di forza, come se gli altri sport non avessero necessità di forza. E per poter fare quello, un sollevatore di pesi o ha massima mobilità e flessibilità articolare o non è in grado di farlo, e specialmente di farlo così velocemente con un carico elevato in un momento dato. Quindi non può certo poi condizionare il movimento in corsa, assolutamente, così come non lo potete fare voi, credo, in qualche maniera. Quindi per poter fare quello, un sollevatore di pesi ha capacità di mobilità, di flessibilità straordinariamente pronunciate. Non potrebbe fare quello, non potrebbe ottenere risultati importanti, non potrebbe neanche allenare la forza in maniera importante se non riuscisse ad avere mobilità e flessibilità veramente, veramente in maniera evidente, insomma, devono averla in maniera pronunciata. Grazie. Grazie a lei. Altre domande? E posso fare un'altra al volo? Prego. Prego. Essendo anche la ginnastica uno sport estremamente tecnico, quindi diciamo che la maggior parte dell'allenamento è strutturato un po' sulla conoscenza e l'apprendimento del gesto tecnico, diciamo che anche l'insegnamento di un gesto tecnico tipico della pesistica potrebbe, diciamo, togliere del tempo e del lavoro a quello che già abbiamo in eccesso durante l'allenamento. Quindi se possiamo sapere più o meno i tempi medi di apprendimento, soprattutto per un bambino, di un gesto motorio specifico della pesistica che possiamo riportare. Voi siete la ginnastica e quindi voi questo problema non ce l'avete in maniera assoluta. Vi dico, le ultime due ragazze che hanno vinto il titolo europeo giovanile, tra l'altro facendo anche il record europeo, sono due ragazze che hanno cominciato nel mondo della ginnastica, quindi hanno fatto per qualche anno ginnastica, poi hanno per una serie di problemi logistici una e per una serie di situazioni familiari l'altra, poi sono arrivate alla pesistica, ma noi ci abbiamo messo zero per fargli apprendere la tecnica, perché avete un bagaglio voi motorio straordinario, così tanto variegato, che poi poter apprendere un altro gesto e metterlo all'interno del bagaglio motorio è veramente cosa semplice. Fatto è che noi tentiamo, abbiamo le nostre associazioni vicine a quelle della ginnastica, di capire come poter interagire con il vostro mondo, perché laddove ragazzi o ragazze non rientrano all'interno dei programmi di alto livello della ginnastica, noi siamo felicissimi di poterli portare da noi, perché sappiamo di poter contare su una preparazione di base non indifferente. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande da parte vostra, volevo innanzitutto ringraziare il presidente Urso, poi lasciare la parola, visto che il presidente Tecchi non ci ha lasciati e qua presente, se dopo vorrà fare la chiusura assieme al vicepresidente Peroni. E vi dico anche che su questo argomento noi ci lavoreremo ancora, molto probabilmente faremo un master con il professor Formicola, naturalmente per il nostro settore GAF. Sono convinto anch'io che questo tema deve essere sviscerato e sviluppato anche nei senior e nella categoria più anziane, diciamo così, perché il tema della forza è un tema importante per tutti. Hai ragione tu quando dici che è un argomento di interesse internazionale e mondiale, di assoluta importanza anche e soprattutto come tema della salute. Vedo un volto, vuole fare una domanda? No. Se il presidente Tecchi... No. Prego. Va bene, volevo solamente ringraziare Antonio, ma dire anche una mia esperienza. Quando allenavo la pallavolo, sono passati solamente 40 anni, noi ci avvicinammo al mondo della pesistica perché dopo tante cose arrivò anche dalla pallavolo il potenziamento attraverso i generi. Ma una delle cose
più importanti che poi ho ritrovato nella ginnastica è che se uno non conosce bene il gesto tecnico, se uno non sa come un atleta deve proporsi davanti a un peso, ebbene non faglielo fare, perché c'è il rischio di far male piuttosto che bene. Quindi è fondamentale, in questo campo, non andare alla carlona, ma, come Antonio sa benissimo, essere assolutamente, direi, avere chiaramente la percezione di quello che bisogna far fare a un atleta senza rischi, perché questo è fondamentale. Antonio, dimmi te qualcosa su questo. No, questo credo che sia fondamentale, vale lo stesso per la nostra fisiologia. Noi siamo fatti d'acqua, no? Se io bevessi 5-6 litri d'acqua al giorno il mio sistema andrebbe in tilt, no? E quindi questo è assolutamente vero, questa è una verità. Lo sport, io dico sempre, è uno dei pochi lavori che non si può assolutamente improvvisare. È un lavoro che richiede conoscenza, è un lavoro che richiede competenze, è un lavoro che richiede approfondimento, è un lavoro che richiede una visuale che sempre deve essere aperta a 360 gradi, perché poi tra l'altro la scienza ogni tanto ci contraddice qualcosa, ci smentisce qualcosa o ci conferma qualcos'altro. Quindi credo che questo sia un lavoro veramente per appassionati, esclusivamente per appassionati, per persone che hanno proprio nel loro essere la propensione agli altri. Avere la propensione agli altri significa aiutare gli altri, quindi se io sono capace posso in qualche maniera aiutare, se non sono capace non ho certo propensione verso gli altri, perché sicuramente posso fare danni. Benissimo, io ringrazio Antonio, ringrazio per questa bellissima lezione. Grazie. Già sono in corso altri contatti con la sua federazione che cercheremo di portare avanti, proprio perché siamo due federazioni altamente tecniche che possono aiutarsi, e quindi ben venga questo rapporto tra noi e la federazione pesi. Ringrazio tutti i presenti, ho visto tanti volti nuovi rispetto alle ultime riunioni che abbiamo fatto, questo un po' da tutte le parti d'Italia, da Angela giù in Sicilia fino al nord. Quindi grazie, perché è importante seguire queste che sono lezioni più difficili, perché è facile quando ci sono cose che competono veramente la nostro sport essere presenti, essere attivi. Qui cominciamo a entrare in un mondo molto più sofisticato, secondo me, ma molto importante se si vuole far migliorare i propri atleti. Diventa un passaggio quasi obbligato, secondo me. Grazie a tutti voi, grazie ad Antonio. Non so, Walter, vuoi dire qualcosa? Grazie Presidente, ma mi dispiace perché Ubi Maior e quindi... E che c'entra? Personalmente... Tu sei responsabile del CEDIRE, quindi a maggior ragione. Sì, qui con me è anche presente il direttore del Centro Didattico Federale, quindi... Dov'è? Devo dire grazie, ho avuto piacere di conoscere, non ci conosciamo personalmente, ma mi è piaciuto molto questo intervento, molto interessante. Sicuramente io credo che avremo modo di approfondire anche molti argomenti, come ha già detto il Presidente, e il Centro Didattico è disponibile, è sempre presente, e ringrazio in particolare la sezione femminile che si è fatta un po' promotrice di questo incontro, ma sicuramente... se avessimo avuto la possibilità di accogliere più persone oggi poteva esserci tutto il mondo della ginnastica, perché questa problematica interessa tutti, quindi ci auguriamo la prossima volta di poterlo fare ampliando di più l'informazione a tutti quanti, e per le collaborazioni è sicuro, c'è la disponibilità, perché c'è sempre, io sono convinto, da imparare da tutti, e quindi direi che si cresce insieme sempre, che è la cosa migliore. Grazie. Assoluto piacere. Grazie a tutti. Volevo ricordare ancora una volta che questa lezione sarà in programma su YouTube, e quindi Antonio poi ti faremo avere il link, in modo che potrai sul sito della Federazione Pesi condividere la conoscenza tecnica. Inserirlo.
aspetto i tuoi documenti, così poi li divulgheremo dandoli a tutti i nostri presenti. Assolutamente. Saluto a tutti, anche grazie a Riccardo Brilli, grazie. A Roberto Gemme, e arrivederci. Come vedi, Antonio, siamo stati nei tempi. Grazie mille. Grazie ciao mille. Antonio. Ciao Gerardo. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Grazie ciao, ancora a ciao. Tutti ciao. Per la presenza. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Roby. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao Ricky. Ciao Pietro. Ciao, ciao Roberta. Ciao. Grazie. Ciao a tutti e grazie. Ciao. Ciao. Ciao Roberta. Ciao, ciao. Giorgi. Ciao. Giorgio Cittone e Giorgio Colombo. Ciao a tutti. Ciao Roby. Dove sei piccione? Fatti vedere. Ciao Claudia. Ciao, ciao Sergio. Ciao Sergio, ciao Claudia. Hola Claudia. Ciao. Ah, ma c'è anche la Mario. Eccolo. Eccolo, Colombo, spuntato. Giorgino. Marica. Ciao Bane. Bane, a Betta anche. Ciao Sergio. Giorgio, eravamo quasi una novantina se non sbaglio. Ero 85. 85. Ciao a tutti. Ciao, ciao Massimo. Ciao. 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 Ciao Bane. Ciao Sergio. Ciao Giorgio. Ciao ciao. Ciao. Ciao a tutti. Se... Ciao. Ciao Gina. Ciao. Ciao Gina. Ciao Donato. Ciao a tutti. Ciao. 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 Cavolo si fa. Allora, usciamo. Se mi riesce. Se mi riesce, esatto. Ma Bucci, hai messo una fotografia o sei tu? Paolino. Ah no, sei tu. Vedo che ti muovi, meno male. Sempre qua, è stato tutto il tempo qua. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Se riesco ciao. A aprire. Ciao, ciao. Che l'Elisabetta, che ha la Marina Meldoli. Sì, non riesco a uscire, detto tutto. Siamo in due. Ecco. Va bene, a questo punto di nuovo ciao, io clicco e vado. Ciao. Ciao. Ecco, trovato. Solo io. Come si esce, Patrizia, qui? Eh? Come si esce?